londinese, diciamo, più famosa e un po' più datata, come passaggio dal mito all'Ocus, ed era di destra. Nella seconda sessione, invece, abbiamo parlato della filosofia, o perlomeno dell'origine della formazione del pensiero filosofico, come passaggio dalla civiltà orale alla cultura della scrittura. La civiltà orale aveva delle caratteristiche ben precise, basta fare mente locale ad Omero, quindi si basava sulla concretezza delle immagini, sulla drammatizzazione, cioè su mettere le cose in azione. Infatti abbiamo detto che il verbo prevalente nella cultura orale e nei poemi omerici, insomma, che ne sono la diretta applicazione, era appunto il verbo fare. Poi c'erano delle tecniche linguistiche, perché dovendo parlare, diciamo, tramandare oralmente il sapere, venivano allora i concetti, i termini venivano classificati, il verso e il ritmo, proprio per ricordarli meglio. Quando invece noi passiamo dalla cultura orale, che poi la funzione della cultura orale era una sorta di archiviazione della tradizione, quindi aveva anche questo carattere di enciclopedico, quando noi passiamo dalla cultura orale al pensiero scritto, alla cultura della scrittura, lì cominciamo a... La scrittura consente in qualche modo di fissare i concetti, quindi aiuta il processo di astrazione, ci sganciamo dal fattore tempo, dal bisogno di far vedere le cose in azione, no? Che era poi quello che facevano gli aedi sarebbero gli antichi cantori, che erano di corte in corte, insomma, a mandare a memoria e a, come dire, facevano delle prove attoriali, cantando, anche accompagnandosi con la musica, eccetera, cioè, i poemi, i canti di Omero, in sostanza era questa, era una sorta di cantastorio. Quando passiamo al linguaggio della scrittura, il linguaggio della scrittura, fissando i caratteri, aiuterà il pensiero estratto, il pensiero astratto, per cui si passa dal verbo fare, dal bisogno della drammatizzazione, a un tempo che è un non tempo, è astorico. Si passa a un uditorio ideale, non hai bisogno di coinvolgere emotivamente l'uditorio quando scrivi, ti rivolgi un uditorio cercando di farti capire, quindi più o meno cercando di puntare sugli aspetti logici, razionali. E quindi il verbo fare si passa al verbo essere. E sostanzialmente questo aiuterà la nascita del pensiero filosofico, quindi questo aspetto, diciamo così, di astrazione. E il saggio, insomma, che ha messo in luce questi aspetti, parte da un linguista, si chiama Ong, però, diciamo, per quanto riguarda noi, uno studioso della grecità classica, è Eric Havelock, il quale è un saggio proprio che si intitola Dalla cultura orale alla civiltà della scrittura, da Omero a Platone. Pensando, appunto, riderendo di Platone, quindi le idee di Platone, questo concetto astratto di termine generale, fosse una conseguenza quindi di questo processo di astrazione innescato con la scrittura. Se non che avevamo detto anche, avevamo osservato che Platone scrive, sì, ma scrive dialoghi, in qualche modo riportando quella che è la, come dire, classica posizione di Socrate sulla filosofia. Quindi Socrate lo scrisse molto perché secondo lui la filosofia doveva essere, diciamo, il vivo dibattito tra interlocutori, tra allievo maestro o tra maestri stessi. Quindi il dialogo rispecchiava bene questo modo di filosofare di Socrate, che era un confilosofare, cioè un dialogo. Da un lato si può interpretare così, ma si può interpretare anche come una sorta di resistenza da parte della cultura scritta nei riguardi della cultura orale. Tant'è vero che nel Fedro Platone parla del mito di Teut, di Thoth, lo troviamo, che il dio egizio in qualche modo sarebbe una sorta di santo patrono delle tecniche, un po' come Efesto per i greci, come Vulcano. E il mito di Thoth va dal faraone a presentargli questa grande invenzione, sarebbe la scrittura, e da un lato il faraone apprezza senz'altro questa invenzione potrebbe essere utile, però la vede pedagogicamente, diciamo così, negativa, una connotazione negativa, perché i fanciulli, delegando la propria memoria alla scrittura, non avrebbero più introiettato contenuti, non li avrebbero fatti propri, per cui avrebbero avuto l'apparenza del
sapere, quindi il nozionismo, come quando uno come quando dice ai miei ragazzi non studiare a memoria, ma non il vero sapere, non si sarebbe più appropriato. Questo discorso appunto rientrava in taglio sulla diciamo così tesi, diciamo, che era la tesi della scorsa sessione, che in qualche modo è vero c'è questo passaggio dall'oralità alla scrittura, però questo passaggio dall'oralità alla scrittura non è così immediato, cioè avviene diciamo gradualmente. L'abbiamo visto quando abbiamo esaminato i frammenti di Xenofane che parla dell'antropomorfizzazione della critica, l'antropomorfismo religioso. Questi frammenti sostanzialmente sono fatti da chi? Da uno che è un poeta. Quindi i contenuti sono già filosofici, critica la morale, l'immoralità degli dèi, critica il fatto che noi ci rappresentiamo gli dèi come se fossero umani, e però lo fa da poeta, in verso. Stesso discorso fa Parmenide, che parla di un poema sulla natura, quindi lo fa anche lui in versi, però è un poema filosofico, che tratta dell'essere e non essere, in qualche modo c'è un'implicita, usa implicitamente il principio di non contraddizione, una cosa o esiste o non è e non esiste, l'abbiamo sottolineato l'altra volta, però lo fa in versi. E mi pare siamo fermati qua, più o meno, no? Questa era la situazione. Questo, diciamo, il periodo che noi abbiamo affrontato, sebbene abbiamo puntato soltanto su alcuni aspetti, è il cosiddetto periodo cosmologico, cioè qua il pensiero si rivolge a trarre o a cercare i principi ultimi delle cose nella realtà fisica, quindi la realtà nella prima sorta di filosofia della natura, per cui abbiamo distinto i monisti, e quindi i principi, diciamo, coloro che in qualche modo risalivano ha un solo principio per spiegare tutta quanta la realtà, parla dell'acqua, assieme nell'aria, assieme al dolore, Parmenide stesso parla di essere, Eraclito parla di fuoco, eccetera, eccetera, e poi i pluralisti, cioè quelli che spiegano tutta quanta la realtà adoperando più principi. Avevamo detto che non dovevamo basarci tanto su una cronologia vera e propria, perché avevamo visto che l'età arcaica in qualche modo tende a sovrapporsi all'età classica. L'età classica più o meno si fa coincidere con il periodo in cui la filosofia si sposta da Atene, cioè essenzialmente col periodo antropologico. Allora era più logico in qualche modo creare delle classificazioni sulla base dei contenuti, per cui il primo periodo è il periodo cosmologico, il secondo periodo è il periodo antropologico, ma non pensate comunque in sequenza cronologica, tendono a sovrapporsi. Periodo antropologico che significa? Significa che lo studio filosofico si sposta adesso sull'uomo. Si sposta sull'uomo, vedremo anche il perché, e quindi si va a studiare il mondo umano. È il periodo della sofistica e dei sofisti. Sofistes è parola che significa, la letteratura sapientissimo. E Wittgenstein, che ha studiato l'origine di questa parola, dice in sostanza che i sofi sono persone dotate di particolare competenza in una o più discipline. Sofistessi sono i poeti, sofistessi chiamavano Solone, addirittura Pitagora nel suo frammento, nei frammenti sono testimonianze ci sono conservate di Pitagora, Pitagora anche lui non scrisse nulla, descrive se stesso come sofistessi, come sapientissimo. Quindi si tratta di avere delle competenze e soprattutto delle competenze anche, diciamo, varie, articolate. In effetti a Pitagora c'era l'accusa, su Pitagora c'è l'accusa di Eraclito che lo imputava di essere superficiale, cioè di occuparsi di troppe discipline, occuparsi di troppe cose significa poi non approfondirne nessuno. L'accusa di polimatia, no? Che materie, diciamo, molteplici materie, non veniva vista di buon occhio. E in effetti una delle caratteristiche dei sofisti, diciamo così, quelli là che incontriamo adesso in questo periodo da Atene, è proprio quella di vantarsi di poter parlare di tutto. Ok? Quindi deriva un po' da questa situazione, dal fatto che originariamente i sofisti sono persone di grande cultura o che comunque si occupano in maniera, vantano una competenza, diciamo, molto approfondita su varie discipline, però poi
successivamente questa competenza così variegata viene vista. Ah, devo spostare. No, prego. Questa competenza così variegata viene vista negativamente, ok? Grazie. Quindi fino a questo momento il sofistess viene un dovere di intendere un'eccezione positiva. Quando poi la filosofia si sposta ad Atene e i sofisti arrivano ad Atene, incontrano intanto una differenza delle persone religiose, perché i sofisti non sono solo retori considerati, come abbiamo visto, ma anche persone che si occupano di filosofia della natura. E quindi le persone religiose vedevano nel pensiero, diciamo, abbastanza, come dire, diremmo laicista, diremmo oggi, dei sofisti una sorta di pericolo. Anassalo, per esempio, che è un pluralista, un filosofo pluralista, quindi spiegava l'universo come composto di più principi, alla fine viene accusato, e se ne è andato, devo scappare dalla Atene, perché viene accusato di impietà, in quanto aveva detto che gli astri erano delle palle di terra infuocate. Cioè, ha detto però male quello che era, in realtà ha fatto domandare che gli astri erano considerati divini. Oltre a ciò, oltre, diciamo, a questa spregiudicatezza nel sapere, c'era anche l'aspetto che spesso i sofisti, in particolar modo i retori, cioè coloro che erano i tecnici della parola, venivano pagati. Ed erano delle scuole concorrenti poi a quella di Platone, che sarà di Platone e di Aristotele. Per cui l'accezione negativa di sofista, sofista come superficiale, come persona, insomma, che non può sapere troppe cose, viene da Platone. Il senso di sofista come artificiale o artificioso, quindi sofisticheria, sofisticazione, viene da lì. Però all'origine non aveva questa eccezione negativa, è la tradizione che si è innescata a partire da Platone in poi, soprattutto. Ok? Altro giro. Quindi, è chiaro fin qua? Sì, no, non so. Per rispondere alla sua domanda, dice, ma come mai ci indicava? Perché in realtà il sofista indica leggermente salentissimo all'inizio, poi ha un'accezione negativa. Sì, ma in queste scuole sofisti si insegnava a parlare di tutto, poi di... Allora, il sofista diceva, ma a se stesso io posso parlare di tutto. Posso parlare di tutto perché c'era qualcuno come Nicchia, credo, se non ricordo male, che appunto andava a avere una memoria enciclopedica, quindi si ricordava tutto. Però il discorso è che il fine del sofista era quello della persuasione. Quindi era più facile che io riesco a far guarire qualcuno che non il medico, perché magari il medico si scoccia ad ascoltare. Invece se mi metto io, grazie alla mia retorica, alla persuasiva, magari lo convinco, mi danno la ricetta giusta e lui in effetti guarisce più facile che guarisca per me, non io, che per me, insomma, del tecnico. Così come se dovessi convincere la città ad adottare delle difese, cioè a rinforzare le proprie difese, le mura e quant'altro, più facile ci riesco io che non un ingegnere. Era questo, diciamo, il vanto del sofista. E poi bisogna distinguere tra una prima sofistica e una seconda sofistica. La prima sofistica è la sofistica, insomma, nel senso buono, quella più seria, più importante, che fa capo, mette capo a curare le cose. La seconda sofistica invece è quella delle teorie, è la sofistica dei pieristi. Chi sono i pieristi? Coloro che sono bravi a disputare direttivamente, cercano soltanto di avere la ragione sull'avversario. Mentre per i sofisti hanno una base filosofica. Ok? Quindi se noi parliamo di prima sofistica dobbiamo intenderci i sofisti più importanti, i primis Protagora di Atena e Gorgia. Okay. La seconda sofistica invece
coincide sostanzialmente con l'eristica. Eristica viene da es e significa contesto. Sono dei combattenti verbali, così si può dire. Quindi usano la propria tecnica semplicemente non per dire la verità o per dire cosa mi stanno, semplicemente per avere la legge sull'avversario. Questa è la differenza. Quindi è una sofistica, è una retorica in senso deteriore. Okay? Mentre già in totale retorica ci sono basi filosofiche. Okay? Chi sono le principali esponenti della seconda sofistica? Non mi so, non me le ricordo in questo momento. Ce n'era qualcuno di cui parlava Platone, in questo momento non mi vengono, non mi vengono, no, in questo momento vedremo sui viaggi. Della prima sofistica sono quelle, sono sofistica gli eristi, ma anche perché poi spesso sono nomi di cui ci parla Platone, tolte decine, tolte no. Però qualcuno, qualche bisticcio diciamo verbale, dialettico, lo cito lui stesso. E li troviamo anche tracce di ingaggi che si occupano di logica, però in questo momento non ne viene nessuno. È un preparato alto per la verità. E per quanto riguarda, diciamo così, la vera sofistica, allora di Protagora, lo dico in grandi linee, meno male si sa del relativismo protagoreo, cioè sostanzialmente dice non possiamo più basarci le nostre riflessioni sulla natura. Quindi noi dobbiamo basare la nostra riflessione sul mondo umano. E allora qui il famoso, diciamo così, quello del vecchio, che viene detto programmatico, che viene attribuito a Protagora, è quello dell'uomo misura. L'uomo misura di tutte le cose, di quello che sono, quanto sono, di quelle che non sono, quanto non sono. Luciano della seconda sofistica. Ah, Luciano di Samosa da non credo. Luciano di Samosa da non credo. Il principale esponente della seconda sofistica è Luciano. Vabbè, guarderò a casa e poi le saprò dire. E chi invece ha parlato di seconda, per la prima volta ha coniato questo termine, seconda sofistica, filosofo, dice. Ok. Torniamo a noi. Dunque, l'uomo sono tutte le cose, di quelle che sono in quanto non sono, di quelle che sono quanto sono, può essere interpretato in due modi, o con un secondo relativismo assoluto, come lo interpreta Platone, per cui una cosa è quella che a me pare, allora in questo caso ognuno avrà la sua opinione, non solo, ma questa opinione può mutare a seconda di stati d'animo, cioè se una cosa che per me è buona o non sto bene, può sembrare insalata o amare o non sto male. E questa è la forma del relativismo assoluto. Ma è Platone a portare avanti questa tesi e forse la porta, diciamo, avanti in maniera maliziosa, perché facendo del Protagora un esponente del realismo assoluto, voi capite che se andavamo a incidere sulla morale, da questo punto di vista, allora diventava pericoloso pensare che ognuno si intendesse la giustizia proprio con sua, ognuno ha il suo senso di giustizia. E quindi Platone infatti si muove al contrario verso una verità oggettiva e universale. L'altro è la Loggia, su cui ci fermiamo un po'. Allora, Loggia è fondamentale perché rispetto al discorso che avevamo fatto l'altra volta sull'essere di Parmenide, anche a farlo apposta lui scrive un trattato che si intitola Per i Pumeontos o E per i Fiusus, cioè sul non essere, ovvero sulla natura, l'esatto opposto di quello che ha scritto Parmenide. C'è nelle fotocopie. Allora, tenete presente che le notizie sulla retorica le abbiamo soprattutto da Aristotele. E Aristotele, per la verità, soltanto passato, dobbiamo dire, riprendere, che appunto i sofisti, soprattutto la vera sofisti, sono dei tecnici specializzati nell'arte della parola, sono i retori, il latino che ho. Quindi insegnano quest'arte e la insegnano a pagamento, facendosi pagare profumatamente. Per cui non si rivolgono, anche se può sembrare una sorta di processo di democratizzazione, di rivolgersi a cercare di divulgare la cultura. In realtà non lo è, perché si rivolgono soltanto a chi può pagare. Quindi chiaramente sono o i nuovi ricchi, quindi i diritti mercanti, oppure la classica aristocrazia.
si rivolgono sostanzialmente alla jeunesse dorée, cioè alla gioventù dorata del tempo. Allora, la retorica, dice Aristotele, l'arte della parola, tecnica della parola, concerne tre ambiti: giudiziario, il primo, deliberativo, ed epidittico. Giudiziario, abbiamo affrontato la prima volta, che l'avevamo accennato. Giudiziario, appunto, riguarda la retorica forense. Sostanzialmente, da questo punto di vista, dice Aristotele, c'è una notizia un po' strana, che è vero che tu fai della retorica. Perché? Perché è vero che c'era un tiranno che aveva sequestrato tutti i beni dei vari possedimenti dell'aristocrazia del luogo, e quando questo tiranno decade, poi a un certo punto sta il cittadino a reclamare il proprio sovranità, e quindi lo fa il tribunale. Allora è bello che insegniamo in qualche modo come fare queste richieste. Quindi il primo dovrebbe essere imperatore. La retorica deliberativa, in genere deliberativa, è quella che si usa per parlare di politica, quindi nelle varie lavorare, l'assemblea, affrontare. L'ultimo, quella epidittica, è la retorica tout court, cioè la retorica imperniata sullo stile, sulla capacità di persuasione, essenzialmente la retorica che si usa nei pubblici incontri. L'esempio più famoso lo abbiamo in Lucide, quando ci ricorda il famoso discorso di Pericle, in cui va ad Atene, i morti ateniesi caduti eroicamente durante le guerre persiane. Di questo genere il maestro è proprio Goggia. Aristotele c'era un'altra notizia, dice che Goggia probabilmente era riuscito a recuperare delle tecniche retoriche dalla stessa poesia. Quindi le varie figure retoriche, le troviamo in poesia, quindi le assonanze, le consonanze, le metafore, eccetera, lui in qualche modo le ha recuperate e le ha tradotte in discorso. Andiamo avanti e andiamo a vedere in dettaglio quello che sta facendo Goggia. Se non ce l'avete ve lo scrivo io, vabbè, però l'opera in questione è questa, e lui quasi, sicuramente si richiama a Parmenio in maniera polemica, e intitola sul non essere, non sull'essere, sul non essere, ovvero sulla natura. Ok? Questo è l'opera. Già dal titolo, insomma, capite che lui si muove in senso diametralmente opposto a quello che aveva fatto Parmenio. Cosa dice Goggia? Questo passo, prendete il foglietto, ontologia, di Socrazia, 82 di 3b, se non ricordare che c'erano qui i commentatori moderni che avevano raccolto tutte le testimonianze, chiamano le mandirsi, qualche trazio, che avevamo numerato uno per uno, distinguendo i frammenti e i testimonianze. In questo caso il b significa un frammento, cioè una citazione diretta dell'opera, più o meno, di Goggia. Questa citazione la troviamo in un trattatello che si pensava fosse di Aristotele, però insomma è rimasto anonimo, infatti viene chiamato Pseudo Aristotele, e il trattatello che parla praticamente degli Eleati si intitola Demeriso, Xenofane e Goggia. Cosa dice qui Parmenio? Goggia. Mediante la combinazione delle dottrine sostenute da quell'altra categoria di filosofi, qua il riferimento è il cosmologi. Quindi monisti e pluralisti. Mediante la combinazione delle dottrine sostenute da quell'altra categoria di filosofi che nelle loro trattazioni intorno al problema degli enti, cioè sulla formazione, sull'origine, sulla costruzione stessa degli enti, cioè delle cose che sono, sostengono come risulta dalle loro opinioni i principi antitetici tra di loro.
dimostrare l'unità dell'ente, invece che la sua molteplicità. Quindi chi dice che gli enti in realtà sono conducibili a una sola unità, gli altri invece che dicono che gli enti, i principi degli enti, sono riconducibili a una molteplicità. Altri la sua molteplicità invece della sua unità, altri che essi sono ingenerati, altri invece che sono generati. E allora che cosa fa Doggia? Deduce contro gli uni e contro gli altri che nulla esiste. Perché se dell'essere in generale, se delle cose che sono, si può soltanto predicare, si può soltanto dire che o è uno o è molteplice, o è generato o è ingenerato. Se noi abbiamo, come vediamo diciamo così, nelle varie dottrine dei filosofi, tesi che sono completamente contrapposte tra loro, evidentemente dell'essere non si può dire nulla con certezza. Posso dire in maniera tanto verosimile, tanto che l'essere è quanto che non è. Ma questo perché? Perché secondo Doggia l'essere è inattingibile per l'uomo. Non ne possiamo parlare solo del mondo umano. Da questo punto di vista c'è una studiosa che si chiama Barbara Cassen, scrive un bel libro. Sentito all'effetto sofistico, credo di essere la Yaga Book, non riesco a puntare, che parla di logologia, anzi, di una logologia che contraddice o che si muove contro l'ontologia. Sappiamo che l'ontologia significa discorso sull'essere, la logologia significa discorso sul discorso, cioè sostanzialmente la logica si rivolge al mondo umano, al mondo fatto di parole. L'essere, come diceva Carmele, è inconoscibile ed è soltanto un effetto del dire. Sostanzialmente dice, secondo la tesi della Cassen, oggi cosa avrebbe voluto dire? Avrebbe voluto dire semplicemente con quest'opera che lo stesso Carmele, parlando dell'essere e del non essere, non ha fatto altro che fare un'opera di retorica in difesa dell'essere. Un'opera fatta di parole, non lo sa neppure nessuno può sapere come sono esattamente le cose. Ok? Ma epidittico etimologicamente dovrebbe dare più giudizios. Cosa? Facendo un misto tra greco e latino. Epidittico etimologicamente vi e giudus. Ma dovrebbe essere epideitiumi, che significa mostrare. Quindi non c'è. Quindi un far vedere. Credo di no, però cioè, non l'ho studiato, però dovrebbe venire dei tumi, no? Come apodissi, cioè la dimostrazione tecnica, la politica viene da apodeitumi, quello dovrebbe essere, mentre l'apodissi, la politica dimostra, parte da premesse e arriva a determinate conseguenze, sarebbe sillogismo, la politica, l'epidittica invece mostra, fa vedere, fa scena, possiamo dire così. In effetti, Goggia è un maestro della performance, cioè le sue conferenze sono affollate perché è bravissimo a parlare, è affascinante. E un approccio di Goggia che non credo sia proprio della Cassen, credo che sia di un altro studioso, però non mi ricordo come si chiama. Comunque, a proposito di Goggia, la Cassen parla di logologia, cioè di studio delle parole. Ok? Una logologia che va contro l'ontologia perché sostanzialmente Goggia spera che sull'essere si possa dire alcune. Possiamo parlare soltanto del mondo umano, non del mondo delle cose che sono. Senta, posso chiedere una cosa? Ah. Cosa si insegna a questo? La retorica. L'arte del ben parlare. Ha fatto bene a chiedere, l'arte del ben parlare. Cioè, sostanzialmente succedeva questo. Arrivava a parlare ad Atene, si era subito circondato da allievi perché Protagora insegnava la virtù. Ma che cos'era la virtù per gli ateniesi? Era semplicemente la capacità di amministrare la cosa pubblica. Ma questa amministrazione della cosa pubblica, secondo Protagora e secondo la sofisticata, doveva passare per ben parlare. Dovevi saperti, come dire, dovevi saper persuadere i concittadini, siamo alla terra, in democrazia, i concittadini a prendere delle decisioni per il bene comune. Quindi tutti quelli là che avevano ambizione politica andavano da Protagora. Per cui la si faceva parlare molto bene. Addirittura c'è un passo di Platone
ricordo se nel sofista una fesseria, però dice proprio questo, cioè che addirittura Protagora è più pagato di, come si chiama, scrittore di figlia, quindi pagato da suo ed è che nominava proprio i fanciulli. Perché? Perché non è attento alla verità. La sua è una filosofia, è un discorso non basato sull'essere, ma basato su diretta sulla discussione. Anche se non è proprio così, perché ricordiamoci sempre che sono le scuole avverse a Platone, sono le scuole che in qualche modo che vanno a combattere contro la filosofia. E allora lui in qualche modo ci mette il suo, ci mette della malizia. In effetti il dialogo omonimo si chiama Protagora, appunto. Protagora non è assolutamente descritto in senso negativo, anzi c'è il dialogo tra Protagora e Socrate, il giovane Socrate, e Protagora alla fine di questo dialogo, questo dibattito che sente sulla virtù, cioè su che cos'è la virtù, e quindi sulla capacità politica di questo che si parla, sostanzialmente, a un certo punto c'è uno scambio di cortesia alla fine del dialogo, nessuno riesce ad avere la mente sull'uno o sull'altro. Ma Protagora gli dice: guarda, prevedo per te un futuro di grande sapiente, che sarai famoso per questi greci e quant'altro. Molti ci hanno visto dell'ironia in questo, però secondo me no, perché non capisco perché deve parlare prima bene e poi male. Casomai c'è un cambiamento di paradigma quando Platone, ormai esasperato dalla situazione politica ateniese, dalla degenerazione politica di Atene, comincia a dare addosso dal punto di vista morale ai sofisti. Colpendo i sofisti, colpendo anche una certa classe politica che è quella democratica, che è la stessa poi ha condannato Socrate è morto dall'intervento di Anito, che era un ricco democratico ateniese, spregiativamente chiamato Poiaio, che era probabilmente un ricco mercante di beni. Quindi lui che accusa Socrate, anche se poi bisogna dire per dirla tutta, non lo volevano uccidere, gli volevano dare una lezione. Però Socrate, il famoso Cresso, prova dal punto, la giuria dice, non solo io non devo pagare 30 lire. Ora tra gli amici di Socrate c'era un sacco di persone benestanti, per cui lo stesso Platone, che era ricchissimo, che era un aristocratico, avrebbe avuto modo di pagare questa multa, ma se niente fosse. Ma lui ha provocato la giuria, che era una giuria popolare ovviamente, dicendo che non solo non devo pagare questi soldi, ma se ne voglio dovreste pagare a me perché ho fatto un'azione benemerita per la città, quindi provocando poi insomma la folla si è dispettita e è stato condannato alla scuola. Poi questo è il senso del discorso, ma di fatto non è quello che uccidere. Certo, comunque che disturbava era un pensatore politicamente scorretto, diremmo oggi. Tornando a Gorgia, quindi Gorgia sostanzialmente cosa fa? Asserisce che non potendosi parlare dell'essere possiamo soltanto valutare non quella parola che indica le cose come sono, quindi non la parola logos, la parola diciamo così tra virgolette scientifica, ma la parola come forza persuasiva. E scrive il famoso, scrive tanti altri discorsi, e scrive il famoso Incomodiera. Ah, non sto a dire un'altra cosa. A proposito degli scritti e a proposito del genere giudiziario, c'era in quel periodo, forse l'ho detto prima, i logografi, che erano i loghi regoli che scrivevano, mettevano delle scosse delle pronte a pagamento, c'era bisogno di una difesa perché sono stato accusato questo e quest'altro, magari non sapevano parlare bene in pubblico, allora gli scrivevano il discorso, si imparava la memoria e si faceva pagare. Quindi questa la retorica era questa sostanzialmente, non l'altra della retorica, l'altra del parlare. Allora, per fare un esempio, per spiegare la forza della parola e il vero campo d'azione della parola, scrive, emblematico, l'encomio di Elena. Il Segrazio ce l'avete sempre nello stesso periodo, 82-15. Dove cosa fa Gorgia? Cioè, Elena, come sapete, era poco di buono nella cultura dei greci, no? Dove ha causato i guai dei greci. La femmina, se vogliamo, no? C'era. Era da un lato e non dall'altro lato, questi gli archivi. E allora, io qua ve l'ho riassunto, insomma, sono dal B11, poi sono dal 6 fino al 12 frammenti. Gorgia sostiene l'innocenza di Elena perché se essa fu causa di tanti mali lo fu, o per la sorte avversa o per volere divino. Quindi sta difendendo Elena dalla
del clavo scrittura, quindi contro la seconda parte. E quindi non hai alcuna possibilità, insomma, di vincere, insomma, di avere la meglio. Oppure perché quindi non può combattere la sottomessa del potere divino, oppure perché la vita è un giovane guerriero, contro il quale non poteva comprare l'esistenza, essendo la forza fisica di pari superiore a quella di Eros. Oppure perché è innamorata e contro Eros l'amore, eppure la divinità non esiste, anche lì vero sottomettesse l'amore. Oppure, questa è poi la tesi più importante che mi interessa, perché? Persuasa Enna dai logoi, dalle parole. Il traduttore lascia logoi, perché questa è l'espressione che usa Loggia, mentre Testare traduce logoi con parole, la parola magica, ora vedremo perché. Quindi toglie, diciamo, in qualche modo qualsiasi fraintendimento sulla parola logos, e la parola logos, diciamo, che si richiama sia la ragione che il discorso. Allora, Testare, secondo me, opportunamente traduce con parola. Allora, vediamo, leggiamo i frammenti. Se invece sul logos parola che persuase e dica no la smania, ma queste cose che si riferisce ad Elena, o pesas kai ten chuken abatesas lunga non si spiazzò, non è difficile difenderla e proscioglierla da questa accusa. E nel modo che si spiega perché la semplice parola, come dire, forza della parola assolve Elena. Il logos, dice quindi la parola, è un grande e potente signore che con un corpo piccolissimo, del tutto invisibile, o del tutto non manifesto, spiegotato, eccetera, eccetera, porta a compimento le opere più divine. Te iotata erga apoterei. Allora, queste opere più divine, dovete, lui si muove in un ambito di sacralità, quasi diciamo così, primitiva, quindi c'è questa magica, questo senso. Come noi parliamo di incantesimo, di parola magica, infatti subito dopo dice, la parola infatti può far cessare il terrore, togliere il dolore, infondere il godimento e accrescere la pietà. Quindi dà origine quasi magica, sacrale, al potere della parola di muovere gli affetti. Infatti quando si parla di retorica deteriore, si parla di retorica come emozione degli affetti, non è quella che critica di storici, c'è retorica e retorica. C'è la retorica che si basa sulla funzione degli effetti, cioè quella che avvince, convince, però di fatto non c'è sostanza, e la retorica invece che si basa anche su ragionamenti. Ragionamenti ovviamente non devono essere pedestri, lunghi, eccetera, eccetera, devono essere ragionamenti che però in qualche modo devono convincere anche facendo usare la ragione all'uditorio che sta a sentire. In questo caso lui sta parlando di della Maria, pescatrice della parola e della nozione degli affetti, della capacità che la parola ha di muovere, l'anima. Gli ispirati incantamenti, vedete, usa sempre queste parole, ai enteoi. Ora, enteos, per esempio, era la parola della mizia, della profetessa, che era invasata dal Dio. Quindi anche qua c'è un richiamo a questa parola divina, questa parola ispirata. Gli ispirati incantamenti ai teori deputati che avvengono attraverso i logoi, sarebbe attraverso le parole, dovrebbe intestare, apportano piacere e portano il dolore, è lo stesso discorso. La potenza dell'incantamento, entrando in intimità con l'opinione dell'anima, la strega, la persuade, la trasforma con la sua fascinazione, goeteia. Della Maria fascinatrice della magia, goeteias e magheias, vabbè, qua poi ho interrotto, si fonda la forza della parola. La forza della parola si fonda sostanzialmente su Maria fascinatrice, goeteias e magia, magheias. Ok? Quindi, non abbiamo verità, ricordate la contrapposizione tra le idee e doxa di cui parlava meglio. Lui generale abbiamo opinioni. E sull'opinione incide questa potenza fascinatrice della parola. Okay? Per Parmenide la verità riguardava gli enti, la realtà oggettiva, fissata con la ragione. La doxa invece l'opinione mutevole che riguardava la coscienza sensibile, senza soggetto a divenire. Il discorso viene ripreso da Goggia, il quale parla di una Maria fascinatrice che si attacca all'opinione, cioè a qualcosa che non è mai certo, che se
sempre precario, sempre suscettibile di variazioni. Goitei e Mageias sono sostanzialmente dei termini che cominciano ad apparire ad Atene intorno al quinto secolo. C'è il Goes, che era sempre di Malta, una pure anche di Magos, e vengono visti relativamente. Ne parla Platone in due luoghi, come ve lo dico, ve li scrivo se vi interessano queste cose. Comunque queste cose sono trattate in quel libro che dicevo all'inizio, il Dots, il greco di Tarzano, che come dire, affondava la sua ricerca proprio sugli aspetti, diciamo, più insoliti della cultura greca, perché siamo abituati a vedere un razionalista, però lui in qualche modo indicava proprio il non razionale della cultura greca. Lo fa dal punto di vista psicanalitico, freudiano, però è un libro affascinante, parte da Omero e arriva poi a vedere tutta la filosofia antica, da questo punto di vista. Devo cambiare pagina, questa. Questi luoghi in cui parla di questi aspetti del Goes, eccetera, sono la Repubblica, la Repubblica, secondo libro, 664 lire, ok? E quanto, perché poi fa questo discorso? Addirittura parla si parla di fatture, addirittura poi ne vediamo, si parla di fatture, di indovini e quant'altro. E fa questo discorso ovviamente per assimilare la figura di questi ingannatori, questi ciarlatani ai sofisti. Ok? L'altro luogo, oltre alla Repubblica, è Le Leggi, che è l'ultima opera di Platone. Addirittura quando si tratta di, come vedremo, della donazione delle opere di Platone, si parte dalle Leggi e poi a ritroso si costruiscono tutti i dialoghi. Le Leggi, nel passo, oddio, non vedo, 933 a Eva. E parla addirittura di defixiones, quello in latino che si chiama defixiones, cioè praticamente delle fatture delle porte, tanto tipo gozzetta, spilli e quant'altro. Addirittura pare che il fenomeno fosse così diffuso da indurre a suggerire nelle Leggi, nella sua opera, delle leggi apposite per condannare questa persona, non perché lui ci vedesse, ma perché insomma in qualche modo erano da un punto di vista, come dire, assolutamente immorali, non facevano altro, diciamo, che aumentare la malvagità dell'uomo. Questo per quanto riguarda, diciamo, la parola come incantamento di Goggia. Poi cosa dice? Allora, intorno alla più parte delle cose, i più offrono all'anima questi quale consigliera l'opinione, ma essendo l'opinione vacillante e instabile, spalerà il debaius e soggetta coloro che se ne servono i successi vacillanti e instabili. Quindi, la parola da un lato incide con questa maglia fascinatrice, dall'altro lato ha a che fare con le opinioni, su le quali non c'è alcuna certezza. Ma in effetti, se voi pensate bene, la retorica si occupa, o quello medicato della retorica, sono quello giudiziario, quello politico e quello, diciamo, politico, cioè nei campi in cui non ci può essere oggettività, nel senso proprio vero e proprio del termine. Bene, male, sì, perché non li puoi misurare come se fossero un peso e una misura, non diceva sopra del fenomeno. Cioè, se noi dobbiamo dare il equilibrio del fine, nessuno lo dice, no? Se dobbiamo dare il bene e il male, giustizia e ingiustizia, allora cominciamo a discussione, non è una certezza. Perché il campo in effetti dell'umano, il campo dell'opinione, non della certezza. Sarà Platone poi a cercare di trovare dei fondamenti oggettivi nelle idee, ok, di bene, di male, di giustizia. Da questo punto di vista Goggia aveva ragione. Quindi l'opinione, come già aveva detto Manuele, è qualcosa di vacillante e di instabile. Poi, infine, la difesa finale di Venera. Il logos che abbia persuaso un'anima la costringe, quindi in qualche modo il logos, una volta che ti persuade, quasi ti obbliga la parola, quasi ti obbliga a comportarti in un certo modo, quasi costringe quell'anima ad essere persuasa da quanto è detto e ad essere d'accordo con quel che viene fatto. Per cui non è colpevole Elena se è stata persuasa, perché la forza del logos, della parola, è tale che in qualche modo
Si rende colpevole allora colui che la persuade, in quanto la costrinse, lei invece, essendo stata persuasa, è come se fosse stata costretta dai logici, dalle parole. E perciò non ha senso che debba sentire tutte le storie del suo cuore. Quindi, era assolutamente innocente. Perché? Se c'è il fatto del volere divino, il fatto sul volere divino, non si può fare nulla. Se c'è la forza dell'amore, se è innamorata, l'amore si già c'erano anche gli dèi, non ci voleva fare niente. Se la rabbia è diventata madre, che ci voleva fare? Per il guerriero, che è una donna, non ci voleva fare niente. Se invece è stata costretta dal discorso di chi andava a fare un corso di soldi, di gocce, se invece è stata costretta dal discorso, il discorso ha questa forza. Ha una forza persuasiva tale, come se fosse già una parola magica, tale da incantarti e da costringerti a portarti la tua parola in persuasore. Okay. Questo concetto della magia della parola dice nei confronti delle donne, cioè è fatto nei confronti delle donne, nei confronti di tutti, cioè diciamo, è fatto da Dolce, oppure Dolce riprende allora sostanzialmente ci può essere un retaggio della cultura orale, ok? Quindi la forza della parola, la forza della narrice, la parola magica, perché nella cultura orale canta per musa via la Firenze, la foresta del Biglia Achille, eccetera, eccetera, ispirazione della musa, quindi questo aspetto religioso, tale, eccetera, e quindi ci può essere una resistenza rispetto alla scienza, però lui la motivava, la motivava non solo con la religiosità, ma anche col fatto che il campo dell'umano è il campo dell'opinione. Vediamo? Il campo dell'opinione, le cose sono instabili, bene e male, ripeto il concetto, ma non è come io ce la so, bene e male. Dobbiamo parlare di bene e male, io con te discuteremo fino alla morte, fino alla fine, insomma, non saremo mai perfettamente d'accordo. Parliamo invece di pesare un qualcosa, pesa 2-3 kg, c'è poco da fare. Cioè, in sostanza, è quella che l'hanno scopo parlare di tecnica di misurazione etica. Sono andato cercando una tecnica di misurazione etica, come se fosse in qualche modo un peso, una misura, un qualcosa di quantitativamente stabile, anche se però non l'ha mai trovato. Questa è la tesi della studiosa. Ah? È della più nazionale, perché appunto se noi riusciamo a misurare in qualche modo i valori, se bisogna che risale come anche al Cartesio, il discorso sul medico, in tempi recenti a Bergman, che parlava proprio del fissare quello che aveva di Bergman, un contemporaneo che si occupa di filosofia del diritto, però nasce come logico. In qualche modo cercava di possedere le basi logiche fisse di valori giuridici, il concetto di giustizia essenzialmente. Non si trovano, allora che cosa fa? Discorre la vecchia retorica di Aristotele. Tu non puoi avere un discorso vero scientifico, puoi avere un discorso verosimile, ti puoi basare sul probabile, sul ragionevole, non sulla razionalità di tipo matematico. Quando io e te parliamo ci troviamo d'accordo su cose in base al buon senso, alla ragionevolezza, non in base a delle certezze matematiche. Che era la tesi di Aristotele sostanzialmente, e anche insomma, non male, anche di Goggia che parla di opinione. Noi facciamo delle congetture perché abbiamo pochi frammenti, non abbiamo tutto, però l'insistenza sull'opinione ci sta, perché dentro un mondo umano puoi avere soltanto opinione. Il mondo dell'essere, il mondo oggettivo esterno a noi, non lo puoi raggiungere né col pensiero né con la parola, l'unica cosa è rivolgersi al mondo dell'uomo. E il mondo dell'uomo è fatto di opinioni. E su questa opinione esercita una forza costrittiva la parola. Ok? Cosa invece l'opinione con il mondo logica? È diverso. Infatti. È diverso. Aristotele non parla di logica. Parla di logica, Aristotele è fondatore della logica. Però la logica, la podissi, la dimostrazione, riguarda la materia già fissata, insegnata, come possa essere la fisica o la matematica. Quando noi parliamo quindi le scienze, mi dice che studiano il necessario, ciò che non può essere diverso da com'è. Quando noi parliamo invece di arte, di tecnica, di etica, mi parla di scienza del possibile, di ciò che può stare altrimenti. C'è questa distinzione, ma no? Non sta questa netta cesura. Allora, sulle cose che possono stare altrimenti, non puoi avere la stessa certezza di rigore matematico. Ok? Andiamo adesso a vedere dove andiamo a vedere, scusate. Il pallino adesso passa a Sole, in caso Sole.
Socrate, sono verso il Quirino. Socrate è ateniese finalmente, perché nel Prolauro era di Abdera, nel Gorgia era un paesano mio, era di Lentina, di Siracusa, Anassalla era di Razzomena, nessuno era ateniese, anche se erano da bene. Socrate lo è. Allora Socrate comincia con degli interessi naturalistici. Un po', diciamo così, schematizzati, bianco 11, il caso Gorgia e il caso Socrate, sono appunto, diciamo così, casi emblematici. Socrate incomincia con gli interessi naturalistici. Pare diciamo, che seguisse Anassagora, naturalistici, quindi in particolare Anassagora, e anche Cratilo, che era un erapipedo. Cratilo era famoso, c'è un dialogo di Platone, perché diceva, esasperava un po' il messaggio di Eraclito, se ricordate Eraclito è Pantarei in questo programma. Dice addirittura che per coerenza non possiamo neppure chiamare il loro nome, perché al momento stesso in cui le chiamiamo già si stanno trasformando, possiamo soltanto indicarle, diciamo così. Sono delle esagerazioni, pure la drammatizzazione di Platone, era un scrittore, però il senso era quello. Quindi Anassagora, forse Cratilo, un eracliteo comunque, comunque lui passa dagli interessi naturalistici in fondo a, correttamente con quello che stiamo studiando, ha un interesse del suo uomo, all'interesse del suo uomo, e quindi non mi ricordo dove, insomma, ho parlato con gli altri, ma gli altri non rispondono, io ho bisogno, diciamo, di interloquire con l'altro, ok? Ed è la stessa critica che lui muove anche alla scrittura. La scrittura è ferma, se io la devo interrogare non mi risponde, perché lui era convinto ovviamente che la verità fosse il frutto di una ricerca, diciamo così, comunitaria, okay. Un po' alla internet, diciamo così, multimediale, multitasking, no? Quindi soltanto attraverso questo continuo dibattito posso trovare la verità, ma nella scrittura se io non so qualcosa la scrittura non mi risponde, ho bisogno del maestro, della via voce del maestro. E allora passa comunque a interrogarsi appunto sul mondo umano e in qualche modo questo, diciamo così, passaggio ci viene rappresentato con la consueta abilità da Platone della prologia di Socrate. Okay? Perché c'è questo brano di Socrate. Parla sempre di Socrate, no? Il protagonista del diavolo è sempre Socrate, però in un altro modo, la logica di Socrate e il fenomeno della mentalità dell'anima, del fatto che lui fosse in carcere, il contatto della morte di Socrate. Nella logica di Socrate, allora, qui possiamo vedere la c'è l'origine dello spirito filosofico e anche delle disgrazie socratiche, perché dice che proprio la mia indagine, la mia curiosità filosofica ha portato poi a essere condannato. Allora, una volta che l'antico Cherofonte, recandosi a Delfi, so fare all'oracolo questa domanda, se vi fosse qualcuno più saliente di me, e la Lizza rispose che non c'era nessuno che fosse più saggio. Tutta la filosofia nasce dal rispetto, secondo Platone. No? Cioè è andato un suo amico dalla Lizza e dice c'è qualcuno più saggio di Socrate? No, non trovare non c'è nessuno. Questo fatto ovviamente lo fa solo perché dice non so nulla, e chi dice giusto a me che sono più saggio. Dopo aver udito questo responso, io ragionai così fra me e me: cosa mai intende significare Dio? Cosa mai sottintende i suoi enigmi? Perché io, per quanto mi riguarda e quel che mi riguarda, so di non essere sapiente né molto né poco. Allora, cosa mai vuol dire affermando che io sono il più sapiente di tutti gli altri? Perché sicuramente io non mente in Dio. Cioè che non è lecito a lui mentire. E per lungo tempo io fui incerto su cosa volesse dire. Poi, per quanto controvoglia, mi mise a fare una ricerca così. Quindi la sua ricerca filosofica nasce nell'interrogarsi del perché, sostanzialmente, che la Lizia seguiva per lui il più saggio di Grecia. Mi regalo a uno di quelli che godono la fama di essere sapienti, perché in questo modo avrei avuto modo di confutare l'oracolo, facendogli conoscere quanto segue. Confutazione è un termine importante nel lessico socratico. Sarebbe l'exelicon qua. L'elencos, una volta ha parlato dell'elencos della confutazione.
facevamo ancora no. Sì, quando parlavo di Zenone, per ricordare lo schema dialettico della confutazione che serviva a Zenone per difendere Parmenide dagli attacchi degli avversari, poi viene recuperato da sorte, però mi fa molto particolare come vedete. Quindi questa tecnica dialettica della confutazione è legata a un uso esclusivamente sociale, che non è quello di avere la mente sull'avversario, come vedremo. Allora, ecco questo è giustamente di me, mentre può fermarmi loro io. Mentre comunque stavo esaminando il totale, anche qua il discorso dell'esame è fondamentale perché sopra attraverso le corse sane, le opinioni degli altri. Non vi ha alcun bisogno che io ve ne dica il nome, era uno dei politici esaminando il quale dialogando con lui io provai questa esperienza. Mi sembrava che quest'uomo avesse la fama di essere sapiente per molti altri uomini, in particolar modo per se stesso, ma che in realtà non lo fosse. Allora tentai anche di fargli intendere che credeva di essere sapiente, ma che in realtà non lo era. Ok? Quindi smascherava la falsa sapienza degli altri, poi vedremo il merito. Fa così un po' con tutti, dice, facendo così con tutti quanti, si crea molti nemici, non sopporta più nessuno. E tutti quanti sono convinti, diciamo, dai sofisti, quindi dai sapienti di professione, i politici, le persone diciamo, più in vista della città, di essere sapienti, lo interroga anche sulle cose che siano più banali, praticamente gli smonta tutte le tesi. È una sorta di trafano, dice no, le tesi di Zanzara, alcuni lo paragono alla torpedo marina che ti intontisce, eccetera, eccetera. Ah, questa dialettica è una dialettica così, spregiudicata così alta, deve essere scambiato lui stesso con un sofista. Infatti Aristofane lo assimila ai sofisti. Adesso è una sorta di ciarlatano. Da questa ricerca cittadina andare più giù, dove c'è alla fine mi rivolse anche agli artisti nel tipo eccetera, da questa ricerca cittadina ateniesi a me arrivarono molte nemicizie, molto dure e gravi, tanto che da esse sorsero contro di me molte calunnie, come quelle di affibbiare questa nomea disagio, che però era una calunnia, perché dal suo punto di vista sapeva di non sapere il famoso discorso della sorta di ignoranza. Difatti, quelli che erano presenti di volta in volta credevano che io fossi sapiente in quegli argomenti nei quali confutavo gli altri. Ma aveva soltanto questa capacità di confutare, spuntare le tesi preconcette, ma non aveva verità da dare. Ma quel che sembra invece i cittadini è il Dio in realtà essere sapiente. E qua ritorniamo col concetto tradizionale di filosofia come amore della sapienza, perché la sapienza aspetta solo a Dio, come avevamo detto diciamo agli esordi, se vi ricordate. Sapiente è solo il Dio. Noi possiamo essere amici della sapienza, possiamo avere il desiderio della verità, ma non averla. La verità ce l'ha solo Dio. Il Dio, il divino. E questo vuol significare nel suo calcolo che la sapienza umana è degna di ben poco conto, anzi di nulla, e pare anche che, chiamando solo le sapiente, si è valso unicamente del mio nome a modo di esempio, come se avesse voluto dire così: è sapientissimo tra di voi, cioè tra voi umani, essere divinati, immortali, è sapientissimo tra di voi, o uomini, quello che, come Socrate, ha riconosciuto in verità che quanto sapienza non vale nulla. E per questo appunto anche ora io vado in giro a investigare e cercare, secondo l'oracolo del Dio, fra i cittadini e gli stranieri se vi è qualcuno che io possa ritenere sapiente. E siccome non mi pare che ci sia, essendo di sostegno al Dio, io dimostro che non credo di sapiente. Okay. E in sostanza la vera saggezza di Socrate è appunto quella di non sapere. Ma poi andando nel dettaglio, questa saggezza si sostanzia in un metodo che invece diventerà estremamente produttivo per la ricerca futura. Tant'è vero che tra le fonti, Socrate, appunto, Socrate non scrisse nulla, quello che sappiamo di Socrate lo sappiamo indirettamente, tra Aristofane, che era un comediografo aristocratico, che denigrava Socrate, lo vedeva come sofista, poi abbiamo Xenofonte, che non è un filosofo, ma lo ha conosciuto, prima parte della sua scienza che lo scriveva come moralista, la parte filosofica spetta soprattutto a Platone, tutte le difficoltà del caso, dobbiamo vedere dove finisce Socrate e dove comincia Platone, perché Socrate è quasi sempre un moralista ingiato di Platone, e infine abbiamo una testimonianza importante di Aristotele, che non lo conosce direttamente, però in qualche modo ha un punto di vista più obiettivo, non sentendosi diciamo suo allievo, e dice che Socrate è l'inventore della scienza, stranissimo, cioè lui, il grande maestro della moralità,
il cavallo, l'asino e il mulo sono longevi. Il cavallo, l'asino e il mulo hanno una bileggiata, tutti gli animali hanno una bileggiata, sono tutti longevi. Cioè dalle cose particolari il cavallo è la legge generale. Pare che sopra avesse fatto questo, se dal punto di vista aristotelico, lo vedremo la prossima volta. E spero di poter parlare di Platone, perché non c'è più.